Eccoci qua, oggi vi voglio presentare queste bellissime scarpe da notte, facili da realizzare e anche super veloci. Io le ho realizzate con i ferri, ma voi potete anche realizzarli con l'uncinetto perché è veramente molto facile. Con la spiegazione dell'uncinetto verrà alla fine del video come fare all'uncinetto, invece con i ferri passo passo vi dirò come realizzarli. Naturalmente quello che fate con i ferri lo potete realizzare con l'uncinetto, stesso uncinetto come utilizziamo i ferri nel numero 5. Utilizzate anche l'uncinetto del 5. Bene, detto questo, dopo aver presentato queste bellissime scarpe, vedete come belle, si possono fare per bambini, per adulti e anche per maschietti. E cosa dire di più? Andiamo a realizzare queste bellissime scarpette. Allora, ok, per fare queste bellissime scarpette da notte io ho utilizzato questo gomitolone bello grande, vabbè, in totale ce ne servono 50 grammi, però ho utilizzato questo filato perché è bello morbido e anche comodo da realizzare. L'ho utilizzato perché anche, come vedete, come spessore va bene i ferri nel numero 5. Vedete? I ferri numero 5. E in totale ne ho utilizzato 50 grammi. Poi ho utilizzato due bottoni di questi qua, potete trovarli dovunque, e niente, solamente queste cose, poco e da realizzare velocemente. E cosa dire, qua avete del filato che in casa 50 grammi, lo potete utilizzare, così possiamo anche consumare quei filati che non riusciamo a togliere di mezzo, diciamo così. Bene, detto questo, adesso andiamo a fare il nostro lavoro. Volevo anche precisare che queste scarpettine si possono utilizzare sia per femminucce che maschietto, e anche per fare qualsiasi tipo di colore potete utilizzare tutto. E potete fare anche, come dicevo prima, qualsiasi taglia, da piccino a più grande. Bene, adesso detto questo, andiamo a lavorare e fare il nostro lavoro. Ok, io ho messo su 30 punti. Ricordiamo sempre che qualsiasi taglia che dobbiamo lavorare, dobbiamo sempre avere 30 punti, ok? Perché la taglia non equivale dei punti che noi abbiamo messo, ma dalla lunghezza che noi facciamo, ok? Bene, adesso lavoriamo. Prendiamo il primo punto e lo lavoriamo sul diritto. 1. Andiamo nel secondo punto e lavoriamo anche questo sul diritto. No, perdonatemi, stavo. Il primo punto non va lavorato. Quando iniziate il lavoro, il primo punto non va lavorato, lo passiamo sul ferro di destro. Poi andiamo sul punto successivo e lavoriamo sul diritto. Andiamo sul punto successivo e lavoriamo sul diritto. Sul punto successivo lavoriamo sul diritto. Praticamente il ferro va lavorato tutto sul diritto, tutti i 30 punti. Vedete? Così. Punto sul diritto. Così. Questo è il primo giro, ok? Tutto il giro così. Sul diritto, ogni punto lavorato si lavora sul diritto, ok? Così. Lavoriamo tutto il ferro sul diritto. Ok, così. Andiamo a finire tutto il ferro. Ho lavorato tutto, vedete, tutti i 90, 29 punti, sono arrivati all'ultimo e lavoro anche l'ultimo sul diritto, vedete? Così. E questo è il primo giro. Adesso andiamo a fare il secondo giro. Sempre quando si inizia ogni giro, il primo punto non va lavorato, lo passiamo così sul ferro. Adesso, secondo giro, sempre andiamo a prendere il punto e lavoriamo sul diritto. Di nuovo, il punto successivo sul diritto, punto successivo sul diritto. Praticamente lavoriamo tutti i ferri sempre sul diritto. Questo è il secondo giro, lavoriamo i punti sul diritto. Vedete? Così. Tutti i ferri sul diritto, ok? Così. Questo è il secondo giro, poi andate a fare il terzo, il quarto, il quinto, sempre lavorato tutto sul diritto, ok? Così.
Vi sto facendo vedere tutto il ferro che lavoro tutto sul diritto. Ok? Così vedete. Vedete, tutto sul diritto. Ok? Sono arrivate quasi alla fine. Come vedete, lavoro tutto sul diritto. E anche l'ultimo punto, come vedete, lavoro sul diritto. E questo è il secondo giro. Andate a fare adesso il terzo giro. Come sempre, il primo giro non va, il primo punto non va lavorato, il passato sul ferro, e andate a fare il terzo giro sempre sul diritto. Vedete, così tutti i giri va lavorato sempre sul diritto. Io adesso vado a lavorare un po' di giri, dopo vi dirò quanti giri ho lavorato io. Vedete, sono già al terzo giro. Ok, così. Questo già è il terzo giro. Ok? Andate a fare il terzo, il quarto, il quinto, così. Sempre andare avanti, lavorato, sempre, tutti i punti lavorati sul diritto. A dopo. Dopo vi dirò quanti giri e centimetri ho fatto io. Ok, e ora vi dirò quanti giri ho fatto io. Totale ho fatto 66 giri, che di centimetri sono circa 20 centimetri, ok? 20 centimetri. 60 giri sono 20, 66, scusate, giri sono 20 centimetri. Naturalmente con questo filato e con i ferri numero 5, ok? Se dovete fare le misure più piccole, basta togliere 2 centimetri ogni misura del piede. Per esempio, questa è una 35-36 come misura. Se dovete fare, che ne so, 37-38, invece di 20 ne fate 22. Se dovete farlo più grande, ancora di 2 ancora. Per cui dovete aumentare sempre di 2 centimetri. Se invece dovete farlo più piccolo, togliete di 2 centimetri. Ma una cosa importante, le catenelle, i punti che noi andiamo a mettere qui, che sono 30, quelli invece non vanno mai tolti, ok? Sono sempre 30 punti in qualsiasi taglia che volete fare. L'unica cosa che vanno, si va a togliere o se ne va a aumentare, sono la lunghezza, vedete, del nostro piede. Questo è 20 centimetri. Se dovete fare la taglia più grande, ne fate 22. Se dovete fare ancora più grande, fate 22 più 2, di nuovo 24. Se dovete fare invece le taglie più piccole, per esempio 1,34, invece di fare 18 centimetri, ne fate 16 o 20, cioè invece di 20, 18, e invece di 18 ne fate 16, e così via, per le taglie molto più piccole per bambine o bambini, perché queste sono scarpettine che si possono anche utilizzare per uomo senza naturalmente mettere il fiocco. Ok, bene, detto questo, adesso andiamo a chiudere il lavoro. Ok. Adesso chiudiamo il lavoro. Vedete? Vado sui punti, prendo due punti sul diritto e lavoro i due punti insieme. Ok? Io ho fatto un punto. Prendo questo punto qui, lo rimetto sul ferro. Vado di nuovo, prendo due punti di nuovo, tutti e due insieme, e lavoro sempre sul diritto. Così. Ok? Prendo il punto e lo rimetto sul ferro. Vado di nuovo, lavoro due punti insieme, vedete, sempre sul diritto. Così. E lavoro il punto. Scusate. Ok? Prendo il punto e lo rimetto sul ferro. Vado e lavoro di nuovo due punti insieme, vedete? Sempre sul diritto. Prendo il punto e lo rimetto sul ferro. Prendo l'altro punto insieme, li lavoro sul diritto. Prendo il punto e lo rimetto di nuovo sul ferro. Prendo l'altro punto, vedete così, due punti insieme e li lavoro. Vedete? Adesso lo rimetto qui. Vedete? Abbiamo chiuso i punti. Ok? Lavorate così per tutto il giro. Prendete, vedete? Lavorate tutti e due punti insieme sul diritto. Poi il punto lavorato lo ripassate di nuovo sul ferro sinistro e prendete l'altro punto lavorando tutte e due insieme, vedete? Così. E così andate a chiudere il lavoro. Ok? Lavorate tutto fino alla chiusura dei punti, fino alla fine.
così. Bene. Finiamo tutto il ferro così e poi ci ritroviamo qui di nuovo. Ok, ho chiuso tutti i punti, vedete? Adesso tiro il filo, lo tiro un po' lungo così almeno dopo posso tagliare, cucire. Ok. Bene. E questo è il nostro, la nostra prima parte del lavoro, ok? Adesso andiamo a chiudere la scappetta. Chiudiamo la scappetta, lo mettiamo così, vedete? Vedete che io ho lasciato tanti fili. La parte sopra la lasciamo ancora qui e qui andiamo a cucire. Prendiamo l'ago e andiamo a cucire questa parte qui, ok? Però facciamo così, passiamo da una parte all'altra, vedete? Da una catenella all'altra, perché dobbiamo poi stringere queste due parti qui. Per cui vado così, inizio a stringere, vedete, faccio così, metto, metto, così, vedete, passo da una parte all'altra nelle catenelle, così inizio a stringere, se vedete, da una parte all'altra. Così fino al bordino. Ok. Adesso stringo per bene. Stringo, vedete? Questa è la parte qui. Stringo per bene, richiudo questa parte nell'angolo. Ok. Così, perfetto. Ok, vedete? Ho stretto bene. Richiudo di nuovo per sicurezza. Ok, adesso salgo di nuovo. Perché devo chiudere anche la parte sopra, per cui vado piano piano così. Adesso catenella su catenella e vado a fare la parte del bordo di sopra, vedete? Vado da una parte, dall'altra, stringo da una parte all'altra, io vado sul zig zag, così vado sicura nel stringere, vedete? Da una parte così e adesso vado nell'altra parte così, vado nella parte così e nella parte così. Così, ok? Vi faccio vedere fino a dove arrivo. Bene, io totale ho chiuso, vi dirò da quando abbiamo chiuso di qua a qua, ho chiuso, vediamo. Ho lasciato 14 centimetri, ok? 14 centimetri ho lasciato aperto. Per cui da qua a qui sono 14 centimetri. Ve lo rifaccio vedere. Da qui sono 14 centimetri. Ho chiuso. Praticamente ho lasciato, scusate, aperto 14 centimetri. Poi ho chiuso da 14 centimetri, vediamo fino a qui 6 centimetri. Anzi, no, scusate, 5 centimetri perché questa qui non si conta. Per cui da qui a qui sono 5 centimetri. Ok, poi dipende anche da voi. Voi mettete su il piede e andate a vedere su e giù quanto ve ne serve da chiudere. Ok. Ok, andate. Questo dipende da voi quanto dovete chiudere.
Adesso andiamo a chiudere questa parte qui, rimetto di nuovo sul rovescio, vedete? E andiamo a chiudere questa parte qui. Prendete il filo e chiudete tutta questa parte qui. Ok? Faccio il filo. E andate a chiudere questa parte. Vedete? Chiudete questa parte qui. Così. Perfetto, finiamo di chiudere tutta questa parte. Ok, la scappetta l'abbiamo realizzata, vedete? Qua la scappetta. Adesso andiamo a fare il fiocchetto a centro. Vedete che vi dicevo che anche per uomo va bene. Vedete? Com'è bella? Vedete? Perfetto. Facile da realizzare. Adesso andiamo a fare il fiocchetto, che anche questo facilissimo da realizzare, bene? Allora. Ok, adesso per fare il fiocco io ho messo su 18 punti. Naturalmente adesso lavorate come avete lavorato la scappetta, ok? Tutto sempre sul diritto, non serve che ve lo faccio rivedere. Passate il primo punto, naturalmente adesso faccio vedere, passate il primo punto sul ferro, ok? E poi lavorate tutto sul diritto. Così. Tutto sul diritto. Lavorate sempre così. Io dopo vi dirò quanti giri ho fatto io e quanti centimetri mi risultano, ok? Per cui lavoriamo questi 18 punti, così. Ok, io ho fatto un totale 12 giri. Vi do quanti centimetri è. Naturalmente questo è il fiocco, 4 centimetri, ok? 4 centimetri, 12 giri. Adesso andiamo a chiudere il lavoro come vi ho detto io, come vi ho fatto vedere nella scappetta, per cui lavorate tutti e due i punti sul diritto, ok? Passate il punto sul ferro di nuovo e lavorate due punti sul diritto, vedete così. Adesso andiamo a chiudere anche questa parte del fiocchetto. Ok, e poi ci ritroviamo qui. Ok, facciamo così, chiudiamo tutta la parte del fiocchetto. Ok, il nostro fiocco l'abbiamo fatto, abbiamo messo 18 punti, abbiamo lavorato per 12 giri, totale i centimetri sono 4. Ok, bene, adesso prendiamo il nostro, io intanto ho nascosto i filati, vedete, sia all'inizio che alla fine. Cosa facciamo adesso? Prendiamo il nostro filo, ok? Andiamo circa la metà del lavoro, poi qua, ok? Blocco bene il filato e poi vado a contare, come ho detto prima, vado al centro. Che qua, vedete, cammino, visto che questo è il centro, cammino così dentro, ok? E stringo un po'. Poi rifaccio di qua, da questa parte qui, la stessa cosa, vedete? E stringo un pochino. E così ho stretto un po', vedete? Adesso cosa faccio? Vado al centro così, il nostro fiocco, prendo la scappettina e vado a fare un centro qui. Ok, rimetto dentro il filato, ok? Vedete? Adesso da questo momento chi vuole non mette il bottone, ma io lo vado a mettere, prendo il bottone, aspettate, ok, prendo il bottone e lo vado a cucire così, vedete?
da una parte all'altra. Uno, adesso rientro e vado a cucire il bottone, ok? Così. Perfetto. Ora finisco di cucire questa parte qui, ok? Della scappetta, e poi ci ritroviamo qui. Ok, la nostra scappetta l'abbiamo realizzata, come vedete, con il fiocchettino, ho cucito anche il bottone. Andiamo a prendere anche la seconda che avevo già realizzato, vedete? Come sono belle, devo dire che veramente sono facilissime da fare per qualsiasi taglia. Si può anche lavorare all'uncinetto, prima non l'ho detto, quando noi lavoriamo, che ne so, con i ferri del 5, noi possiamo utilizzare anche l'uncinetto del 5 e lavorare sempre 30 punti o 30 catenelle e lavorare con maglie basse o maglie basse o mezze maglie alte, sempre arrivare ai centimetri che noi abbiamo utilizzato facendo con i ferri. È uguale, basta lavorare con le mezze maglie alte o con le maglie basse, non maglie alte perché vi viene un po' largo e non preciso, ok? Se vi si vede che con l'uncinetto del 5 si allarga un po', ogni tanto fate dei giri con l'uncinetto del 4, così il lavoro rimane sempre stabile, ok? Bene, detto questo, cosa dire di più? E se vi è piaciuto mettete like, commentate, per qualsiasi problema o volete fare qualcos'altro, basta scrivermi su Messenger in privato e io cerco di realizzare quello che possiamo fare. E detto questo, vi ringrazio tutti di nuovo, un buon proseguimento e buon lavoro a tutti. Grazie, ciao ciao!